Siamo a Schiavonea, siamo al Residence San Nicola, siamo con Donato Gullo, un residente di questa zona. Ci può raccontare che cosa accade qui all'interno e all'esterno di questo residence e anche poi andiamo a mettere dei punti fermi, ossia parliamo anche delle copiose precipitazioni di qualche giorno fa e di che cosa hanno lasciato? Beh, queste copiose precipitazioni che ci sono state qualche giorno fa hanno lasciato nel terreno qui a fianco alla nostra proprietà abbondante acquitrino che adesso è depositato in questo terreno e che porta un odore maleodorante nauseabondo proprio. E questo diciamo che succede già da ben tanti anni, dal 2003 addirittura, però fino ad oggi è sempre stato con un odore diciamo resistibile, non maleodorante di fognatura come invece sta succedendo adesso. Qui in questa zona adesso è super frequentata, abbiamo il mare a pochi passi, abbiamo tanti bambini che giocano, abbiamo tante famiglie che vorrebbero stare qui per regalarsi qualche settimana di tranquillità. Sì, è vero, cioè adesso che siamo nel clou dei vacanzieri, praticamente proprio nel clou dove tutti quanti popolano questo residence, i proprietari, gli affittuari, e ci troviamo a doverci sentire tutti i giorni le loro ovviamente legittime lamentele perché sentono questo nauseante odore di fognatura in tutti i sensi, anche se sicuramente è dovuto all'acqua piovana, però probabilmente c'è qualcos'altro dentro che rende sgradevole questo odore. Che cosa è successo dopo le copiose precipitazioni del 22 luglio scorso? Ma da prima soltanto acqua, sembrava acqua normale, acqua da pioggia, che speravamo che i caldi successivi avrebbero sicuramente fatto evaporare, ma in realtà non è così. L'acqua continua ad aumentare e non a diminuire e soprattutto l'odore continua ad essere sempre più forte e più maleodorante. Ovviamente avete interessato l'amministrazione comunale? Sì, abbiamo fatto un esposto all'amministrazione comunale chiedendo un intervento dei vigili come sopralluogo, una parte con una collaborazione magari anche dell'ufficio tecnico, in maniera tale che possano accertarsi se queste siano solo esclusivamente acque piovane dove il terreno ancora non riesce ad assorbire, oppure, visto che ci sono state problematiche di fognature nella strada limitrofe, se da qui non ci sono state situazioni di interferenza tra l'una e l'altra. Al netto delle responsabilità bisogna risolvere questa situazione, è un terreno pubblico, un terreno privato, questo magari si andrà poi ad approfondire, però allo Stato c'è questa situazione che mette allarme per la salute dei cittadini. Mette allarme, sicuramente il terreno è un terreno privato, ci mancherebbe, però secondo me l'amministrazione dovrebbe in qualche modo intervenire per supportarci a noi e anche al privato stesso, perché magari non possiamo dare la colpa al privato o al proprietario del terreno, perché lui è anche vittima in questo caso di questa situazione, quindi sicuramente agevolare un intervento da parte del proprietario, agevolare un intervento da parte di autorità o chi per loro deve fare, in maniera tale da risolvere questo problema, ma a stretto giro, perché una promessa di risolverlo dopo Natale probabilmente non servirà a nessuno. A giudicare dall'odore, a giudicare dal colore, anche se eravamo contro luce, si può dire che non sono acque cristalline. Sicuramente non sono acque cristalline, probabilmente analisi potrebbero dire una composizione chimica diversa sicuramente, però a nostro giudizio e per l'odore che recano è sicuramente qualcosa di non cristallino e non naturale. Siamo con l'amministratore del Residence San Nicola, Peppino Mezzotoro. Allora, certamente lei conosce bene le dinamiche di questi interventi, stiamo parlando di questo disagio che coinvolge tantissimi cittadini e tantissimi giovani. Ci può dire quali sono le risposte che attendete, quali sono stati gli organi che comunque avete interpellato per questa vicenda? In seguito ai fatti che ha esposto egregiamente l'ingegnere Gullo, chiaramente qui noi abbiamo 115 unità abitative. Quindi potete immaginare nel periodo estivo quanta gente gravita all'interno del residence. Questa situazione di questo sversamento causa notevole disagio, non solo qui è a rischio l'incolumità pubblica. Io nell'immediatezza dei fatti, scoperta la cosa che inizialmente si pensava fosse acqua piovana, ho fatto subito un esposto al comando della Polizia Municipale chiedendo un intervento. Dopo due giorni mi sono portato presso l'azienda sanitaria, presso l'ufficio igiene, dove una dipendente mi informava che il medico era fuori per sopralluoghi. Mi faceva lasciare il mio recapito telefonico
informandomi che appena il medico sarebbe ritornato mi avrebbe fatto chiamare. Ad oggi io ancora aspetto la chiamata del dottore. Poi ho interpellato l'ufficio lamentele, l'operatore gentilissimo mi ha messo subito in contatto con l'operatore dell'autospurgo. Questa mattina l'autospurgo è venuto, gli operatori sono scesi, sono venuti a vedere e hanno detto che loro non possono fare niente perché a loro avviso si tratta di acqua piovana. Hanno fatto un paio di foto, se ne sono andati dicendo che avrebbero riferito ai loro capi quello che avevano riscontrato. Fatto sta che siamo a distanza di 10 giorni dall'avvenimento e qua la gente è costretta a dormire in piena estate con le finestre chiuse per evitare che quell'odore nauseabondo entri nei loro appartamenti. La realtà è questa. Ho parlato con l'assessore all'ambiente, il quale inizialmente aveva detto dovrebbe anche venire questa sera per rendersi conto personalmente lui. Comunque una soluzione deve essere trovata, perché ripeto, qui è a rischio l'incolumità pubblica. Le volevo chiedere, naturalmente bisogna approfondire le cause che portano a quella che la possiamo definire una palude, perché non può essere solo stata l'acqua del 22 caduta sì copiosamente, ma ci sarà dell'altro. Guardi, io le dico una mia personalissima impressione. A monte del residence c'è un grosso fossato di scolo per le acque piovane. All'interno di questi fossi, per tutta Fabrizio, buona parte di Fabrizio, sono collegati degli scarichi fognari di case e appartamenti. Chiaramente, essendo stato quel grosso intervento piovoso, c'era stata qualche esondazione. Io non so se lì c'è qualche tubo di troppo pieno che va a finire in questo terreno. Una cosa è certa, che questa non è acqua piovana. Si vede ad occhio nudo, a parte al di là dell'odore nauseabondo che è tipico delle fogne, insomma. Quello è il discorso. Ogni giorno che passa la situazione e aumenta sempre di più. Ecco perché se fosse stata acqua piovana come in passato, con il caldo si sarebbe diminuita, addirittura assorbita con questi caldi che sta facendo. Invece cresce sempre di più e l'odore aumenta sempre di più. Chiamiamolo odore per non dire la puzza. Al netto di tutte le polemiche cerchiamo e speriamo ovviamente che possa arrivare presto per tutti quanti voi la migliore soluzione. Certamente, noi abbiamo dato la nostra disponibilità anche a contribuire ad un'eventuale soluzione, come anche il proprietario del terreno. Però ripeto, l'amministrazione se ne è lavata le mani dicendo che siccome si tratta di un terreno privato, l'amministrazione non può intervenire. Ma il sindaco mi sbaglio o deve tutelare l'incolumità pubblica al di là del terreno che è pubblico o privato? Certo. Questo è. Grazie. Grazie a lei.